Ancora una volta aveva perso un figlio. Le sembrerà di aver vissuto tutta la vita sotto una maledizione. Io non credo nelle maledizioni. Non sono superstizioso. Stiamo parlando di persone reali, alle quali volevo bene. Sono morte. Tutte morte. Me ne rendo conto perfettamente. I morti sono morti, certo. Ma non intendevo mancare di tatto. Solo che, vede, sono estremamente curioso di sapere... Non li ho uccisi io. Non l'ho mai detto. È stata una loro scelta. Ma certo, è ovvio. Conoscevano i rischi. E come ha detto prima, lei non c'entra affatto. Pronto? Papà, sapevo che eri ancora lì. Stavo per andare via, Piero. Senti, sono riuscito ad avere tutte le informazioni che volevi. Sembra che Giugni effettivamente avesse un figlio. Ma è morto 5 anni fa. Papà? Papà, stai bene? Sì, certo, sto bene. Grazie dell'informazione. Ciao. Allora, dove eravamo rimasti? Chi è lei? E che cosa ci facciamo qui? Che grandi domande. La smetta di prendermi in giro. Va bene. Che ne dice di questo? Non l'ha dimenticato. Che cosa vuole? Un momento di onestà. Metta giù la maschera. Abbandoni il mito per una volta. Vorrei sentirlo dalla sua stessa voce. Una domanda. Voglio che lei risponda a una sola domanda e poi me ne andrò. Sapendo ciò che sa adesso, tutti quelli che sono morti per realizzare il suo grande sogno, tutta la sofferenza delle persone che ha avuto accanto, lo farebbe di nuovo? Provi a rispondere, ingegner Ferrari, non per me, ma per se stesso. Non esiste trionfo o gloria al mondo che valga un'unghia di un essere umano. Va bene. E se potessi far tornare indietro quei ragazzi, tutti quelli che sono morti, rinuncerei a tutto. Ok. Ho sentito quello che volevo sentire. Credo che sia tutto. Ora me ne posso anche andare. Grazie per essere venuto a trovarmi. Prima di andar via, la prego, mi dica chi è lei veramente? Soltanto un ragazzo venuto fuori dalla nebbia. Bene a noi quanto ne vuoi a loro. Sono io che sto perdendo colpi. Penso
che molto presto saremo di nuovo insieme. Di solito non parlo con i giornalisti, non scrivono altro che bugie su di me. Allora sono onorato che nel mio caso lei abbia fatto l'eccezione. Era la donna più bella che avessi mai visto in vita mia. Lei era lì con quel bellissimo vestito viola. Rosso e viola. Come facevo a sapere che sarei venuto qui? Io so moltissime cose su di lei, ingegner Ferrari. Povera donna. Poteva vedere la felicità lì davanti a lei. Ma non la raggiunse mai. Ecco, qui c'è il nome. Vedi di scoprire chi è. Voltati.